Certo, questa è una delle giornate penso più belle di tutto l'anno, perché riusciamo a dare un giusto riconoscimento a tutti i bambini residenti nel comune, ma anche quest'anno anche a quelli che frequentano tutti gli istituti del comune. Riusciamo a dare questa borsa di studio che in qualche modo rende merito al loro impegno e ai loro risultati. Questa iniziativa oramai sono già diversi anni che la facciamo, grazie soprattutto anche alla collaborazione con la COP di Bucine, che interviene sempre con generosità in queste occasioni, e sono contento che quest'anno sono anche diciamo numericamente di più degli anni passati, vuol dire il livello cresce e che i bambini si impegnano nel modo giusto e hanno capito l'importanza dello studio e dell'imparare. Sì, vuol dire che per noi è una grande soddisfazione premiare i ragazzi del nostro territorio. Noi siamo chiaramente sempre molto vicino a quelle che sono le iniziative e tutto quello che è appunto il nostro territorio, e dare un premio a questi ragazzi, vedere le loro facce appunto quando si premiano, ormai sono anni che lo facciamo, per noi ci ripaga appunto di tutto quello che diamo in accordo con il comune di Bucine, e vorrei ringraziare tutti coloro che appunto hanno a che fare con questa manifestazione. I ragazzi, veramente bisogna complimentarsi, anzi quest'anno so che sono un numero molto elevato e questo per noi è un motivo di soddisfazione, vuol dire che i ragazzi sono in gamba e anche gli insegnanti, perché poi alla fine bisogna dare merito anche a loro.